La visita ad Algeri del Presidente del Consiglio Romano Prodi, che stamattina ha incontrato il Presidente dell'Algeria e ha siglato un accordo per una importante fornitura di gas e la realizzazione di un metanodotto che passerà per la Sardegna. L'inviato Giorgio Balzoni. Oggi in particolare sono stati firmati gli accordi di fornitura del gas fra la Sonatrach e i soci italiani del progetto relativo al gasdotto. È un altro forte legame fra l'Algeria e l'Italia ed è una ragione in più per intraprendere quelle decisioni di riequilibrio economico in cui ci siamo impegnati stamattina. Il riferimento del Premier al termine dell'incontro con il Presidente Bouteflika e all'accordo appena firmato tra la società algerina Sonatrach e le italiane Enel, Edison, Hera, che entro il 2009 realizzeranno il gasdotto Galsi, un'opera che porterà circa 10 milioni di metri cubi di gas all'anno fino in Sardegna e da lì anche al resto d'Europa. L'obiettivo è duplice: diversificare le fonti di approvvigionamento energetico dell'Italia, evitando rischi per l'inverno, e riuscire a fare del nostro paese un po' il centro di smistamento del gas in Europa. Un'idea già espressa rivolgendosi al mercato cinese. Prodi stamane, prima di lasciare Algeri, ha inaugurato la scuola elementare italiana, la prima straniera a riaprire dopo 14 anni. Questi sono i bambini della terza e della quarta. E da Algeri, una città dove, spiega Prodi, islamismo e cristianesimo si incontrano, arriva un nuovo appello alla pace in Medio Oriente. C'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di una ripresa di iniziativa su tutto lo scacchiere del Medio Oriente, sulla Palestina, lavorando con Israele e favorendo la formazione di un governo di unità nazionale in Palestina.